Buongiorno ragazzi, benvenuti all'ultima unità didattica delle quattro unità di apprendimento sulle lotte religiose. Parliamo di controriforma cattolica, o meglio di riforma cattolica in risposta alla riforma protestante. In risposta alla riforma luterana inizialmente si cerca di bloccarla con le attività che abbiamo già visto, vengono indetti dei concili, delle riunioni, delle diete, ma non si può fare nulla. I protestanti non vogliono più contrattare con la Chiesa romana. Allora inizialmente la Chiesa cattolica mette in atto subito una serie di riforme che vogliono rinnovare alcuni aspetti della religione cattolica, che però trovano scarsa spinta da parte dei pontefici, da parte del Papa. Il primo Papa che però dà un'accelerazione a questo processo di rinnovamento è Paolo III Farnese, un papa tra l'altro piacentino, che viene eletto papa nel 1534. Innanzitutto egli cerca di favorire la nascita di nuovi ordini religiosi. Il più importante di questi ordini è quello dei Gesuiti. L'ordine dei Gesuiti si basa su tre principi fondamentali. La missione, soprattutto quella in Sud America, quella verso i popoli appena conosciuti, lo studio, l'importanza della creazione di scuole che permettano la formazione di una classe dirigente fedele alla Chiesa Cattolica, ma soprattutto la fedeltà al Papa. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio quali sono queste caratteristiche. I Gesuiti vengono fondati da Sant'Ignazio di Loyola. Il loro nome originale è Compagnia di Gesù. Questo ordine si fonda su una vera e propria struttura militare. Essi stessi si definiscono soldati della fede e si organizzano come un vero e proprio esercito. Sant'Ignazio di Loyola era un militare che fa voto di assoluta obbedienza al Papa, riconoscono al Papa il ruolo di capo militare di questa compagnia di soldati della fede. Essi hanno quattro caratteristiche fondamentali. Le principali linee d'azione sono l'azione missionaria, come abbiamo detto, propaganda soprattutto nei territori del Nuovo Mondo e nei territori che sono appena stati conquistati dai luterani. Dall'altro punto di vista, un'attività di assistenza ai poveri, assistenza agli ammalati. La Chiesa cerca di porsi come ente nel quale le opere che avevano trovato la forte opposizione dei luterani hanno invece un ruolo fondamentale. Il terzo campo d'azione dei Gesuiti è quello della istruzione, formazione dei fedeli attraverso la costituzione di scuole. Loro sono i primi a inventare il liceo, fondano diversi collegi, come educazione della classe dirigente futura che sia fedele alla fede cattolica. L'ultimo campo d'azione è quello della presenza nelle corti. I Gesuiti si pongono come consiglieri dei principi e questa azione di questa compagnia di Gesù è fondamentale per mantenere fedele alla Chiesa Cattolica larga parte dei principi e dei regnanti europei. Nel 1545 avviene invece inizia il Concilio di Trento, la risposta ufficiale della Chiesa Cattolica alle proposte dei protestanti. Papa Paolo III apre il concilio, sceglie Trento come città nella quale svolgere il concilio perché è a metà strada fra i territori della Germania a prevalenza luterana e Roma. I protestanti però ormai sono troppo distanti dalla Chiesa Cattolica, si rifiutano di partecipare a questo concilio e non vi partecipano infatti. Il concilio di Trento si chiude 18 anni dopo, nel 1563, anche se non dura 18 anni, dura a fasi alterne. Ci sono molte interruzioni causate dalle guerre. Questo Concilio di Trento però è fondamentale perché segnerà la cultura europea nei secoli successivi, tanto che ancora oggi si parla di epoca post-conciliare. Il Concilio raggiunge in questi 18 anni alcuni risultati. Questi risultati si possono dividere in risultati dottrinali. I risultati dottrinali sono che viene confermata la posizione precedente della Chiesa Cattolica riguardo la giustificazione per la fede e la predestinazione, che erano le due caratteristiche principali delle riforme luterane e calviniste. Viene ribadito dalla Chiesa Cattolica che le opere importanti sono le opere concrete sono altrettanto importanti come la fede per decidere la salvezza dell'uomo
contro la teoria della predestinazione di Calvino stabiliscono che Dio ha concesso all'uomo il libero arbitrio, quindi nessuno è predestinato, ognuno sceglie se essere salvo o essere dannato. Vengono confermati tutti e sette i sacramenti che la tradizione ha istituito, quindi si rifiuta la posizione di Lutero che riduceva i sacramenti ai soli due istituiti da Gesù, e viene rafforzata addirittura l'attività di mediazione fra Dio e gli uomini compiuta dai sacerdoti, quindi viene ribadita l'importanza dei sacerdoti come mediatori fra Dio e gli uomini. Dopo il campo dottrinale ci sono delle innovazioni soprattutto in campo organizzativo-disciplinare. Viene riformata completamente la disciplina del clero. Viene stabilito per i vescovi l'obbligo di risiedere nella diocesi di appartenenza. Viene condannato il nepotismo, quindi il favorire i propri figli, i propri nipoti nelle cariche ecclesiastiche, e viene imposto obbligatoriamente, come vedete qua sotto, l'abito sacerdotale. I preti dovevano distinguersi dagli altri uomini anche dal punto di vista dell'abito. Vengono istituiti i seminari, vedete qua sotto un esempio di seminario. I seminari sono il luogo in cui i preti verificano la loro vocazione e si formano culturalmente a fare i preti. Quindi si cercava di combattere l'accusa principale data ai preti cattolici, che erano ignoranti da un lato e dall'altro vestivano il vestito, si facevano preti esclusivamente per trarne dei benefici. Quindi viene verificata la reale vocazione e si formano culturalmente i preti. I monasteri, altro luogo accusato di essere un luogo di lussuria e di corruzione, erano i monasteri, che vengono sottoposti a rigido controllo da parte dei vescovi, e viene regolamentato il culto dei santi e delle reliquie. Vedete in queste foto ho messo alcuni esempi di reliquia, e da qua, da questa parte invece ho messo un esempio di nepotismo, un papa con i suoi figli e i suoi nipoti. L'ultimo campo in cui agisce la riforma di Trento è quello culturale. La Chiesa Cattolica, in risposta al libero esame, quindi al fatto che ogni fedele luterano poteva accedere alla conoscenza dei testi sacri, spinge sempre di più verso forme di devozione popolare, quindi di devozione di massa, per coinvolgere ampi strati della popolazione nella fede cattolica. Quindi si moltiplicheranno le processioni, vi ho messo alcune immagini, i pellegrinaggi verso i luoghi santi e la recita del rosario, tutte attività di devozione popolare, quindi che coinvolgono ampi strati della popolazione, ma soprattutto dal punto di vista della cultura, che la Chiesa Cattolica mette il sigillo delle sue idee su quella che è la cultura dell'epoca. Tutto ciò che è arte viene indirizzata verso caratteri di soggetto religioso, quindi opere di carattere morale religioso, possibilmente che abbiano effetti scenografici, quindi di magnificenza, che possano colpire l'immaginario del popolo. E anche Roma quindi si riveste in questo secolo dal punto di vista architettonico, con nuove costruzioni caratterizzate da un fortissimo impatto visivo. Abbiamo ad esempio l'opera di architetti come il Bernini che progettano la piazza di San Pietro. Vengono favorite inoltre dal punto di vista della cultura molte forme laiche di propaganda come il teatro, l'arte, le feste popolari. Però questa spinta innovatrice verso un'arte popolare si caratterizza dall'altro lato come una forte chiusura dogmatica verso gli intellettuali. Quindi si condanna fermamente il libero pensiero. Gli intellettuali che non sono d'accordo con le idee della Chiesa vengono censurati, in alcuni casi repressi. Nel 1600, con la condanna a rogo di Giordano Bruno, si chiude un'epoca di libertà e di inventiva che era stata il Rinascimento. D'ora in poi la Chiesa, attraverso l'indice dei libri proibiti e la Santa Inquisizione, metterà il suo sigillo sulla cultura. Che risultati ottiene la Riforma Cattolica? Innanzitutto vengono riconquistate diverse regioni protestanti, come la Polonia, che torna a essere cattolica, e i Paesi Bassi, soprattutto il Belgio, mentre invece il tentativo di riconquistare il cattolicesimo in Inghilterra, come vedremo più avanti, fallisce. Il fervore missionario, soprattutto dei gesuiti, si concentra sulle nuove popolazioni sudamericane. In Brasile e in Paraguay sorgono delle oasi di pace, delle comunità chiamate Reduciones. Sono delle comunità di indigeni, qui ne vedete un'immagine di una Reduciones, convertiti al Vangelo.
I gesuiti si preoccupano di insegnare loro a coltivare la terra, a vendere i loro prodotti, ma non solo. Gli insegnano anche a difendersi dagli oppressori spagnoli e portoghesi, tanto che nel 1752, sotto la pressione del Portogallo, il Papa vieterà ai gesuiti di continuare a gestire le reducciones e gli indigeni verranno costretti a rifugiarsi nelle foreste amazzoniche. I missionari gesuiti arrivano anche più lontano, cercano di convertire al cattolicesimo anche regioni lontanissime come il Giappone e la Cina. Altri risultati importanti sono la pubblicazione del Catechismo. Per la prima volta viene pubblicata un'opera che serve a catechizzare, quindi a far imparare i basamenti della fede, i basilari della fede al popolo. Anche oggi il Catechismo è ancora la base per l'insegnamento della religione cattolica. È Pio V a inventarlo, mentre il suo successore, Gregorio XIII, attua la riforma definitiva del calendario. Quello che noi oggi utilizziamo è quello che è stato prodotto da Gregorio XIII. Il successivo Papa, Sisto V, riorganizza le parrocchie e introduce i registri parrocchiali. I registri parrocchiali, di cui ne vedete qui alcuni esempi, dovevano inizialmente solamente registrare i battesimi, le cresime, i matrimoni e i funerali, ma fino al 1800, quando verrà introdotto negli stati moderni d'Europa lo stato civile, saranno le uniche fonti per conoscere l'anagrafe della popolazione.